Buongiorno a tutti, siamo qui da Sanremo, siamo ospiti del track della Polizia di Stato, ci hanno gentilmente ospitato per questa intervista. Vi ringraziamo appunto per questo. Passo la parola ai nostri chef che appunto sono qui, come sapete, a Sanremo Sol per alcuni cooking show e per cucinare nei ristoranti più in della Riviera. Passo la parola a Pierpaolo Battafarano, uno dei nostri chef. Buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto volevo chiedere al comandante il motivo perché siete state qui, le motivazioni, il motivo del social, tutto il resto. Sì, noi siamo qua a Sanremo durante la settimana del festival per incontrare il maggior numero possibile di studenti della città e per renderli consapevoli sull'utilizzo consapevole di internet e della rete. Quindi per saperne raccogliere soprattutto le potenzialità e cercando di schivare tutti quelli che sono i pericoli. Diciamo che purtroppo spesso avviene quanto rappresentato, cioè gli utenti con una datasera si sentono liberi di fare qualsiasi tipo di commento sottovalutando anche quella che è la gravità delle proprie azioni. Vengono commessi dei veri e propri reati, quindi ad esempio commentare negativamente oppure insultare uno chef, in questo caso sicuramente diciamo punibile, viene violato quello che è l'articolo 615, l'articolo 595 del codice penale, che è appunto la diffamazione. Diffamazione che in questo caso è aggravata perché viene equiparata alla diffamazione a mezzo stampa. È come se l'insulto arrivasse tramite un giornale, perché si presuppone che una pagina internet venga vista da tantissime persone. Quindi qui c'è la diffamazione e ovviamente c'è anche il reato di minaccia, quindi il reato che commette chi va a minacciare una persona. Spesso gli utenti pensano di essere anonimi, quindi dicono: io ho usato un nome di fantasia, metto quel commento, intanto non sono identificabile e quindi esagero anche nei commenti. Non è così, perché vengono sempre lasciate delle tracce, quindi anche se cerco magari di mascherarle, qualche traccia la lascerò sempre e quindi noi siamo in grado di identificare l'utente che ha creato quel profilo per andare a diffamare quello chef o comunque quell'altra persona. Quindi ci sono queste problematiche, ci si espone ovviamente, perché nel momento in cui noi, anche per invidia magari, no? Magari anche, può essere anche un collega invidioso di quella nostra bella ricetta che decide di diffamarci o di smontarci la ricetta. Però noi riusciamo ad individuarlo appunto seguendo le tracce informatiche, l'indirizzo IP, diciamo lo user che è stato utilizzato. Quindi questo è quanto quello che noi riusciamo a fare. Va bene, ringrazio qui il comandante della Polizia di Stato. Volevo porre una domanda a Enza, perché noi siamo qui a Sanremo Sol a cucinare, a fare un cooking show. Cosa prepareremo oggi? Oggi la Liguria e la Basilicata si incontrano. Praticamente noi cucineremo questi scorzetti della Liguria e saranno abbinati a un altro piatto tipico che è il dell'Agane, con i ceci, e faremo questo gemellaggio. Sono due tipi di pasta completamente diversi che comunque alla fine l'impasto è lo stesso. Che poi tra l'altro l'Agane ceci lo preparerà Domenico. Come l'hai fatto l'impasto? È un semplicissimo impasto con acqua e farina e lo abbiniamo a questi ceci neri che sono una specie antichissima, diciamo insolita, non sono i classici ceci bianchi, ma una specie molto più antica e molto più nutriente dal punto di vista nutrizionale. Grazie ragazzi. Un'ultima cosa, siccome la comunicazione oggi passa attraverso i social, come appunto noi li usiamo per la nostra pagina appunto del Lucania Food Experience Team, ma ci sono anche altri nostri partner che sono nati appunto dai social. Abbiamo qui appunto un partner di Lucania Food Experience che è Lucania 131. Carmine Delia, ci vuoi parlare un po' del tuo progetto che nasce appunto con i social? Innanzitutto grazie al comandante per la descrizione, diciamo, di come usare i social e chi appunto lo usa per offendere. Quindi ci sono comunque delle precauzioni che dobbiamo anche noi andare a cercare di evitare, diciamo, per poi per il
appunto per far sì che ciò che postiamo non venga poi diciamo divulgato con l'offesa da chi si nasconde appunto dietro una tastiera. Io sono qui con la Lucania Food Experience come ambasciatore della Basilicata e per far conoscere la nostra terra, e quindi oggi abbiamo l'occasione di fare questo gemellaggio che porterà a degustare questo piatto tipico ligure, ma preparato da questi grandi artisti che abbiamo qui appunto a Sanremo. Grazie e do la linea al comandante. Grazie a voi, allora buon proseguimento.